Ciao a tutti ragazzi, sono tornati con la parte numero 8 del, sì, 8 del Let's Play di Cthulhu Saves the World. Avevamo appena finito di esplorare questo dungeon e adesso probabilmente c'è il boss, no? Quando c'è il coso bianco. Ok, questo qui è sicuramente un'ambientazione da boss. Ma ciao! Che razza di bestia è questa? La principessa scimmia. Non lasciare che il titolo di principessa vi inganni. Questo qui è una principessa con la quale non vorreste mai avere un appuntamento. Parli di esperienza personale, Cthulhu? Ciao. Allora, questo qua ti dice Allora. Kraken, naturalmente. Poi tu ti fai un bel Brave Wind. Tu le dai un bel bacino. Oh. Protezione della principessa. Gli altri nemici sono protetti finché la principessa Shimmy è in campo. Ma protetti se non posso subire danni, no? Ok, no, si possono. Sono semplicemente più resistenti. Allora, cos'è Dark Blast? Io non mi ricordo neanche la vita di Cthulhu. Non li uso mai. Tu ti fai Sharpen. Tu fai Lightning. Non mi ricordo le altre abilità Unite. Tu fai Dream Strike e tu ti curi. Sì. Come ce l'hai? Allora, appena muoiono i due piccolini, le do io Insanity. Merda. Ok. Chitarra elettrica. Allora, fai Freeze Strike. Tu fai Dark Blast, che è fortissimo. Però forse è più forte quello. In realtà è più forte del Maledizione. Dio? Ma sciotta! Blu. Vai, Dark Blast. Eccola qua. Quanta vita ha ancora? Pochissima. Ok, muori in questo turno, qualunque cosa faccia. Shuu! Top al 18. Aspetta, quanti minuti siamo? Oh, 74 e mezzo. Allora, ancora Fireball. È una abilità che facciamo a tutti i nemici, però sarebbe utile. Dai, pigliatela. Quella cosa che ci hai appena cercato di uccidere è stata davvero la tua ex fidanzata?
Ex fidanzata? No, abbiamo avuto soltanto una cena una volta o due, non è stato niente. Attento, Umi è seriamente arrabbiata. Sbrighiamoci a uscire da questa foresta e andiamo alla prossima città. Oh, musica sottofondo, è il momento migliore per salvare. E mo? Qua sotto ci sta niente, quindi andiamo su. Eccola qua. Città di Providence. Providenza. Un pozzo. Ma ciao. Ciao bambino. Ho lanciato una palla in questo pozzo e non ho ancora sentito un suono. Questo pozzo deve essere davvero davvero profondo. Ora desidero che. Ora vorrei che la mia palla tornasse indietro. Perché ho trovato la mia unica fonte di intrattenimento in questo stupido pozzo? E vabbè, anche te sei sveglio però. Allora, come, da buon giocatore di RPG so che la prima cosa che bisogna fare quando si arriva in una città è cercare il negozio di armi e armature. Queste armi. Le armi e armature prima di tutto il resto. Allora, buy weapons. Allora, questa spada antica. Beh, forte. Ma la pio. Handblade, beh, è forte anche questa, però non da difesa, e sti cazzi. Bullwhip c'ho già, figo. Armor, mage dress. Il vestito è per Umi, sì, Umi, c'è scritto lì. Ah, da più agilità, da magia, che è il vestito che ho, non ce l'ho. 60 di vitalità, will. Ovvio che è migliore. Gold tilt, bello. Io compro tutto. Ma è uguale, soltanto che anziché potenziare il fuoco, potenziare il veleno. No, io preferisco avere il fuoco più potente. Adoro gli incantesimi di fuoco quando sono. Cioè. Gli incantesimi che mi piacciono più sono quelli di fuoco in tutti gli RPG. No, allora. Sì. Umi. Non ho preso nulla. Mage dress, abbiamo detto. Sharp. Harmblade. Gold Tilt October, Frustal Tor come al solito, Armor Flame Tome come al solito. Quindi vendiamo il vendibile. Adesso dobbiamo andare a Alcan. No, Alcan da. Sì, dai. Che questa. Salve. L'altro giorno ho visto delle strane luci sulla fattoria a est del lago. Spero che non sia successo niente al tizio della fattoria. LOL. Stai dicendo che non può offrire alloggio a quelli che non hanno una maglietta? E che tu l'hai detto che non c'è una maglietta che possa contenere solo cose del genere, cazzo ha detto, non so. Salve, old woman, non me ne frega di quello che dici. Ma la locanda a cui posso alloggiare non ci sta in questa città di merda. È qua a sinistra? Eccola qua. Salve! Salve anche a te. Niente, vabbè. Ah! Mi sono fatto male da solo. Quindi andiamocene, dobbiamo andare a quella fattoria a est del lago. Abbiamo già perso troppo tempo in questa città di merda. Questo è il lago, e questo è l'est del lago. Qui dovrebbe aver visto le luci, tipo. Ecco, questa è la fattoria. Salve. Quei maledetti alieni continuano a rubare le mie mucche. Per fortuna ho un buon rifornitore che continua a ripiazzarle per me. Ma no! Alieni? Ridicolo.
Non sarei così sicuro. Anch'io sono un alieno. Dovremmo indagare. Andiamo dalle mucche. Dunks, qui rimpiazza le mucche come se fossero merce. Come si esce? Ah, da qua. C'è uscita segreta. Mucche. Dai un'occhiata alla mucca. Un raggio che sposta le cose appare e attira la mucca in aria. Non può essere. Un raggio che attira le cose appare e attira te nell'aria. Sono troppo giovane per morire. Divertente. Dentro la nave aliena una creatura simile a un gatto verde si avvicina. Ti stavo aspettando, Cthulhu. Pause. Da quanto tempo non ci vediamo? Pause in italiano, in inglese vuol dire zampe. Da tanto tempo che non ci vediamo. Come va la vita sul tuo pianeta, Ultar? Violenta come sempre. Mi fa piacere sentirlo. Quindi cosa stai cercando in questo angolo della galassia? Le mie genti hanno mandato questa nave in una missione per dominare il mondo. Rapendo le mucche e iniettandole un DNA mutageno, abbiamo creato un esercito di immense proporzioni. Fra un po' di tempo avremo abbastanza potenza di fuoco da prendere il controllo di questo pianeta con facilità. Non possiamo lasciarglielo, non possiamo permetterglielo. Diglielo che tu ora sei un buon ragazzo. Temo che sia così. Lo so, ti stavo controllando. Ecco perché ti ho portato qui. Mi sono stancato del warmongering, non so cosa voglia dire, costante degli ultariani. Per favore, lascia che vi aiuti in questo a rovinare i loro piani. Non pensavo che l'avresti mai chiesto. Beh, è come i vecchi giorni del college. Cosa? Combatte contro l'establishment, le autorità. Infatti. Pose, l'alien gatto si è unito al tuo gruppo. Lasciamo che un gatto si unisca a noi. E poi? Sono un ultariano, non un gatto. Ho dei poteri speciali che saranno utili. Oh, non ho mai visto un gatto fare una cosa del genere. Non sono un gatto. Basta ragazzi, Pose non è un gatto. È un grande gattino. Non sei cambiato neanche un po'. Per poter fermare gli ultariani dal conquistare questo pianeta dovremo arrivare al ponte. Qui sono una serie di forze di campi campi di forza elettrici che dovremmo disattivare. Seguitemi, faccio strada. Seguiamo il gattino. Solo 4 personaggi possono essere nel tuo gruppo alla volta. Per cambiare il tuo gruppo, vabbè, selezionare. Ok, quelli che non sono in gruppo prenderanno comunque esperienza. Quindi, parti. Chi togliamo? Ah, boh, togliamo Sharp. Posso lo voglio avere. Ah, Umi la tengo. Ma sì, dai, io tocco Sharp. Ma non permanentemente. Quindi, save. Io non mi ricordo le abilità di Pos, però. Vediamo le sue statistiche. Forza. Agilità. Ecco, è molto agile. È il più agile del gruppo. Le sue armi sono gli artigli. Cioè, gli artigli che sparano. E le armature sono i campi di forza, ok. 50% di difesa, ammazza. Ok, questo è un nuovo dungeon. Possiamo usare questi warp floors, pavimenti di teletrasporti, per teletrasportarci nel tuo pianeta. Quando sei pronto a tornare, torna al... Ok. Ma no! È questo che mi serve per disattivare. Ok. Quindi ci sono 25 battaglie. Andiamo. Qua non ci posso andare. Quindi vado qua sotto. Cioè, per farvi capire, non solo questo è un dungeon e quindi è complicatissimo, ma ci sono tutte queste cose delle barriere. Invader. Allora, mi agolio io. Che cambia. Ah, figata! Quick draw. Attacca per primo a prescindere dalla velocità, figata. Heal, freeze, snowstorm. Bene, bene. Attacca. È carino, Pose. Mi piace come personaggio. Boh, andiamo ad attacchi base, tanto ciao, facciamo. Qua.
15 minuti. Non ci posso andare, ok. Bellissima sta musica, ovviamente. Scagno. 1000 d'oro. Un UFO. Troppo piccolo per poter rapire chiunque. Ah, figo. Allora, che fam? Ok, allora, facciamo così. Ho un'idea. Prendiamoci... Facciamo Flood, tu fai così... No. Tu fai qua. E tu fai il... Fireball, all enemies. Bam. Minchia. Fortissima mappa di fuoco. Posa a livello 19. Allora, cura tutti oppure dà rigenerazione a tutti. E questo è combo reset. Quindi secondo me è meglio questa. Qua. Bovinator. Spera di regnare sulla California un giorno. Nemici con tanta vita, allora. Facciamo come prima, allora. Palla di fuoco del destino, bam! Cybercat. Ecco, squadra, battiamo attacchi base, tanto mai ce la famo. Ok. Comunque che post fa malissimo, perché attacca, più di, perché attacca tante volte di seguito. Allora, penetrazione, ignora le difese. E questa, scusami. Umi, allora, Starfish, ignora le difese. Flood. C'ha mangiato Flood. Qui non fa un cazzo di male per ignorare le difese. Per appunto fa un cazzo di male, quindi... Ah, lì c'è cosa per disattivare il... Figo. Si stocca più il cazzo io. Scusi, battiamo attacchi base, sono deboli. Qua dovevamo all'inizio, bastava che andavo di qua, figata. Ma dai! Tridente di teletrasporto. Beh, ti rende anche molto più agile, quindi è perfetto. Adesso proviamo ad andare di qua. No. Flood. Sì, così battiamo attacchi base. Giunto fa male pause. È questa, hit up. Fortissima. Gli permette di attaccare una volta in più in combattimento. Ah, barriere laser. Due, tra l'altro, neanche una. Allora, andate di qua. Che è la stata che abbiamo fatto prima, in verità, però non lo dite a nessuno. Sono quasi a 20 minuti. Ecco qua, non ci sono stati, però. Tac. Ecco, ho sbagliato in verità, però.
fra poco stoppo. Ok, boh, stoppo qui, termino la parte numero 8 del Let's Play di Cthulhu Saves the World. Se vi è piaciuto, cliccate quel pollice in alto, vi saluto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!